Ben trovati, nuovo appuntamento con Report, il dato record sulla disoccupazione, non scalfisce l'umore delle borse, Piazza Affari ancora su di un altro punto percentuale, adesso a un passo dai 22.000 punti, siamo tornati sui livelli del maggio 2011 a fronte di uno spread che rimane sotto controllo poco sopra i 170 punti base in una giornata in cui l'Europa sale, soprattutto Madrid con una performance simile a quella di Milano, ma tutte le altre borse sono sotto il punto percentuale. Fiat torna ai livelli del 2007 con un rialzo oggi di quasi 4 punti percentuali. Piacciono dunque le parole e le prospettive date da Marchionne. Tutte le altre notizie. Il numero dei disoccupati in Italia sopra i 3.300.000. La quota dei senza lavoro a febbraio sale al 13%. In Europa il tasso stabile sotto il 12%. Un dato sconvolgente, così Renzi nel corso dell'incontro a Londra col Premier Cameron. Sono nella City per imparare. Continua a crescere l'interesse sull'Italia. Eurogruppo ed Ecofin ad Atene, sia ad altri 8 miliardi di aiuti per la Grecia. Il commissario Renno, fiducia nel vostro paese. Padoan, no a rischi evidenti di deflazione. Draghi, non sprechiamo la ripresa. Azioni, obbligazioni, valute, le scelte migliori dopo il rally di Piazza Affari nel primo trimestre. Gli analisti, tanti motivi per cui Milano può continuare a correre. Continua il momento clou per le banche, ancora in spolvero MPS dopo gli ultimi movimenti della fondazione, realizzi sul Banco Popolare nel secondo giorno post aumento. Fiat ai massimi dal novembre 2007, nuovi segnali di ripresa per il mercato dell'auto in Europa, vendite su di oltre il 10% per Chrysler in America a marzo, il migliore dal 2007. Bentrovati dunque, un nuovo appuntamento con Report. Saluto subito i nostri ospiti in studio a Milano, a cominciare da Emanuele Vizzini, investitore SGR, grazie per essere con noi. Grazie a Lorenzo Alfieri, country head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Bentrovato Lorenzo, grazie anche a Fabio Fois, economista di Barclays, per essere con noi. Grazie, buonasera. Per l'Europa e l'Italia è il momento di rimettersi a correre. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi, in visita a Londra dal premier britannico David Cameron, ha parlato dell'impegno comune per crescita e lavoro. La cronaca della giornata londinese di Renzi con Angela Antetomaso. Siamo qui davanti a Downing Street, dove oggi si è tenuto un incontro sicuramente molto importante. Il premier britannico David Cameron, che ha dato il benvenuto al presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio, che tra l'altro aveva già incontrato proprio una settimana fa al Consiglio europeo a Bruxelles, e lo stesso presidente del Consiglio Renzi, che poi era stato anche padrone di casa comunque a Roma quando c'è stata la visita del presidente americano Obama. Quindi un Matteo Renzi che comunque si sentiva sicuramente molto a suo agio, che ha sottolineato insieme a Cameron quelle che sono le necessità adesso per quanto riguarda non solamente l'Italia o la Gran Bretagna, ma l'intera Europa. Non c'è bisogno di una Europa più grande, ma di un'Europa migliore, un'Europa più unita, si è sottolineato. Così come si sono sottolineati i punti in comune, che sono soprattutto in questo caso il problema naturalmente della crescita economica, di tagliare il debito. Si è parlato di disoccupazione, che nel 2009 era più o meno intorno agli stessi livelli sia in Italia che in Gran Bretagna, intorno all'8%, poi invece è diminuita al 7% per quanto concerne la Gran Bretagna, per salire invece oltre il 12 nel nostro paese. Si sono sottolineati i punti principali guardando anche quello che si può fare insieme, e lo stesso Cameron ha sottolineato l'importanza dell'Expo per il prossimo anno a Milano, che è sicuramente un altro punto di forza del nostro paese. Come Renzi ha sottolineato, tante cose ancora deve fare l'Italia, ma ha voglia di farle e andare avanti, così come tante cose sono state fatte in queste prime settimane del suo governo. Nella City ho visto moltissima attenzione verso il nostro paese, ha detto Renzi, che ha anche fissato l'obiettivo di breve della disoccupazione sotto il 10%. I livelli attuali, ha detto, sono sconvolgenti. Credo che io non ho da dare un messaggio alla City, ma ho da prendere un messaggio dalla City. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, c'è una grandissima attenzione verso il mercato italiano, da tutto il mondo, e che, essendo Londra la capitale della finanza mondiale, ha in questa città il luogo nel quale le cose accadono. Ma se lei guarda i dati degli ultimi giorni, delle ultime settimane, molti investitori stanno scommettendo sul futuro dell'Italia. Lo considero una cosa positiva, che anche i media italiani stanno iniziando a affrontare soltanto adesso. Non faccio nomi e riferimenti per rispetto delle singole aziende. Grande interesse verso l'Italia. Per tanti motivi, perché l'Italia
ha un percorso di stabilità davanti da qui al 2018, perché si è capito che l'Italia non è più un problema per l'Europa, perché le riforme danno il senso che finalmente questo Paese vuole investire sul futuro e non soltanto pagare i debiti del passato. Per queste ragioni non ci sono incontri specifici con la City. Ho recepito il messaggio che è arrivato. È chiaro che questo messaggio avrà un senso soltanto quando tornerà a diminuire la disoccupazione in Italia. È l'inizio di un percorso. Vedrete nei prossimi mesi come questo cambiamento porterà l'Italia a tornare sotto la doppia cifra della disoccupazione. Noi vogliamo tornare sotto il 10%. Questo è il nostro obiettivo e ci arriveremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. È un obiettivo che possiamo raggiungere. Alfieri, grande, 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 l'ha ripetuto 3 volte Renzi, interesse degli investitori sull'Italia. Ma adesso i mercati cosa si aspettano dall'Italia? La disoccupazione sarà l'elemento a cui guarderanno per primi, come ha detto Renzi. Sì, diciamo che l'attenzione degli investitori non è solo rivolta all'Italia, è rivolta a quella serie di paesi che sono rimasti sostanzialmente indietro negli ultimi semestri rispetto ovviamente alla grande corsa che ha fatto la borsa ad esempio americana o quella tedesca. Quindi questa è una riallocazione che viene favorita da un contesto internazionale molto favorevole di tassi bassi, di inflazione bassa, addirittura si parla di deflazione. È chiaro che un paese come l'Italia presenta delle opportunità perché è rimasta, come dicevo prima, molto indietro. Non ci dimentichiamo che però i mercati danno fiducia ma vogliono anche vedere i risultati, quindi sicuramente passa attraverso una diminuzione seria e consistente della disoccupazione, passa attraverso le riforme, passa attraverso la crescita. Non ci dimentichiamo che le proiezioni per quest'anno ancora per l'Italia sono sotto l'1%, mentre gran parte dei paesi europei, ma anche al di fuori dell'Europa, la crescita è ben oltre l'1%. Sembra che anche il DEF rivedrà le stime di crescita 2014 allo 0,9. Vizzini, secondo lei ci sono settori che potranno beneficiare più di altri di questa ripresa di interesse, di questo ritorno degli acquisti, Piazza Affari che torna sui livelli di 3 anni fa. Mediobanca oggi suggeriva i media e i finanziari. Ma, diciamo, sulle banche questo fenomeno l'abbiamo già osservato, l'abbiamo già notato, è cosa pubblica che ci sono grandi operatori internazionali che hanno aumentato il loro peso, arrivando addirittura a dover comunicare alla Consob il superamento delle soglie. Quindi è chiaro che sulle banche italiane ci sia stato già un certo tipo di entusiasmo, probabilmente legato anche ad acquisti indicizzati, quindi attraverso ETF o prodotti di questo tipo. Le banche italiane continuano a trattare comunque a sconto rispetto a molti peers, molti competitor paragonabili europei, quindi sicuramente questo è l'appeal. Per i media credo che il contesto sia un po' diverso, alcune di queste società si sono già mosse scontando una ripresa del mercato pubblicitario che in realtà si vede un po' a macchia di leopardo. Ascoltiamo però anche quanto ha detto il premier britannico David Cameron a proposito di Matteo Renzi. Siamo entrambi riformatori, sentiamo. Ovviamente Matteo e io avremo delle differenze, sta a centro-sinistra e sto a centro-destra, ma entrambi siamo riformatori, entrambi vogliamo riformare l'Europa concentrandoci di più sull'economia, sull'occupazione, entrambi vogliamo riformare l'Europa concentrandoci sulla riduzione della burocrazia ed entrambi vogliamo giungere ad un risultato che è quello di mantenere il Regno Unito in un'Europa riformata. Ci sono tantissime possibilità di lavorare insieme. Riprendendo quanto appena detto Matteo, non ha senso di regolamentare in Italia se poi le stesse cose vengono imposte da Bruxelles. E questa è esattamente la mia stessa impostazione. Credo perciò che la nostra alleanza possa prendere un'ottima forma su questo punto fondamentale. Saluto anche a Roma l'economista Marco Magnani della Harvard Kennedy School of Government, ben trovato. Buonasera. Chiedo anche a lei un commento su questa luna di miele per adesso tra investitori e politica italiana, nonostante le tante fibrillazioni. Quanto si aspetta che durerà e da cosa potrebbe essere minata a suo modo di vedere? Ma guardi, più che luna di miele tra gli investitori stranieri e la politica italiana, io parlerei di fenomeni un pochino più generali. C'è certamente interesse per l'Italia, ma ci sono dei trend generali
che toccano fortunatamente tutta l'Europa. Innanzitutto, come sappiamo, le borse stanno andando molto bene negli Stati Uniti e in generale nel mondo, e c'è una ritrovata fiducia in generale negli investimenti. C'è poi un grosso flusso, mi sembra che gli ospiti in studio l'accennassero, di investimenti americani che torna sull'Europa, perché diciamo la grande paura sembra finita, o comunque il peggio sembra alle spalle, quindi questi denari americani, dei grandi fondi americani, stanno arrivando su tutti i paesi europei, non è che arrivano solo in Italia, anzi arrivano in altri paesi europei più che in Italia, ma anche in Italia. Poi c'è un riposizionamento generale degli investimenti cinesi, che si stanno spostando in parte dal dollaro sull'euro e in parte diciamo da titoli di Stato americani ed europei a imprese e banche private, quindi tutto questi sono fenomeni generali che francamente non hanno nulla a che fare con la situazione politica italiana. Non siamo così importanti da riuscire da soli ad attrarre tutti questi investimenti. Poi c'è qualche peculiarità che certamente può essere di incentivo. La prima direi è il fatto che certamente ci sono dei titoli interessanti sottovalutati sul mercato italiano. Il secondo, che c'è un'aspettativa di una serie, una nuova ondata di privatizzazione, e questo quindi pone su certi titoli un notevole interesse. E poi non dimentichiamo che in Italia abbiamo tante aziende, quotate e non quotate, che hanno nell'export il loro punto di forza, e l'export sta ricominciando già da un anno a questa parte ad andare molto bene, perché l'economia mondiale nel complesso ha già ripreso. E quindi direi che sono, infine mi lascia aggiungere, c'è anche un lavoro forse oscuro, forse non pienamente apprezzato, ma molto positivo, che gli ultimi due governi, Monti e Letta, hanno fatto, e che, se non hanno rimesso le cose completamente in ordine, però hanno ripulito un po' la casa italiana, così come stanno facendo alcune delle grandi banche italiane. Sta godendo anche dell'ascito, dell'eredità dei precedenti governi come credibilità internazionale. Diamo però anche il dato sulla disoccupazione, perché in questo caso l'economia reale continua a dare segnali negativi. A febbraio ha raggiunto i livelli più alti dal 1977, al 13%, più 1,1% negli ultimi 12 mesi. Leggero calo per la disoccupazione giovanile, che rimane però al 42,3%, mentre a livello europeo il tasso di disoccupazione a febbraio è stabile al 12% per il quinto mese consecutivo, ma si tratta comunque di livelli vicini ai massimi dal 1992. Fois, nel quarterly economico, nel rapporto trimestrale che avete illustrato proprio oggi a Barclays, parlate di bumpy road, cioè di strada accidentata. La direzione intrapresa da Renzi è giusta, ma insomma ci sono ancora tante incognite, a cominciare dal mercato del lavoro. Su questo fronte ci si sta muovendo appunto bene, secondo voi? Ma ad oggi quello che è stato annunciato dal governo Renzi sul mercato del lavoro è chiaramente una misura di breve periodo per stimolare l'occupazione, che va da sé non è sufficiente, ma è già qualcosa. A nostro modo di vedere, l'unico modo per risolvere la dualità del mercato del lavoro italiano, che vede il mercato del lavoro spostato verso i contratti a tempo determinato e precari, è l'introduzione di del cosiddetto contratto unico. Il governo si è preso sei mesi per implementare la riforma. Noi pensavamo che qualche dettaglio fosse già disponibile. Aspettiamo, vediamo. Sicuramente questo è un elemento chiave, altrimenti il mercato del lavoro italiano rimane un mercato inefficiente, che tende ad aggiustare licenziando i tempi determinati in fase di recessione. Il ministro del lavoro Poletti non si mostra stupito da questi dati, che invece, come abbiamo detto, sono stati definiti sconvolgenti da Renzi. È la coda velenosa della crisi, ha detto. Sentiamo. I dati sono ovviamente e oggettivamente molto pesanti, e devo dire però non imprevisti, perché la dinamica è la dinamica della crisi. Noi abbiamo aziende che sono entrate in crisi 4, 5, 6 anni fa, e abbiamo in piedi un utilizzo molto forte di ammortizzatori sociali, ma poi le cose si concludono, e spesso purtroppo si concludono negativamente, e quindi arriviamo a contabilizzare gli effetti della crisi anche dal punto di vista statistico. Quindi questo è l'effetto. Noi naturalmente lavoriamo perché ci sia l'inversione, quindi per noi il 2014 è l'anno
nel quale si deve produrre questo dato, l'esaurimento di una velenosa coda della crisi sul versante sociale, ma l'avviamento di nuovi fenomeni, nuovi processi che vedano nuove opportunità occupazionali. È chiaro che è un saldo, i più e i meno dovranno tendenzialmente prima annullarsi e poi cominciare a risalire. Questo è quello che noi stiamo cercando di fare. E il commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn si dice fiducioso che l'Italia rispetterà gli impegni e si concentrerà su crescita e occupazione grazie alle riforme, pur continuando il risanamento dei conti. Rehn ha parlato durante la conferenza stampa, conclusione dell'Eurogruppo informale che si è tenuto stamattina ad Atene. Ribadisco quanto ho detto qualche giorno fa. Abbiamo fiducia che l'Italia rispetterà i propri impegni e che si focalizzerà sul sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro, mantenendo però allo stesso tempo la sostenibilità dei conti pubblici. E poi, sempre da Atene, il ministro Padoan ha detto che con le riforme ci saranno anche più margini sui tempi della riduzione del debito. Lei la ritiene una prospettiva verosimile? Beh, dipende cosa vuol dire questa affermazione. Perché se da un lato questo significa che c'è un accordo con le istituzioni europee per uno scambio fra riforme strutturali e un po' di alleggerimento fiscale, ci può stare. Se invece vuol dire che le riforme strutturali automaticamente aumenteranno il PIL potenziale e quindi la necessità di ridurre il debito sarà inferiore rispetto a quelle attuali, anche questo è vero, ma bisogna prima implementare riforme strutturali e soprattutto bisogna implementarle in un modo deciso e convinto. Vedremo allora che cosa intendeva esattamente Padoan. Il presidente dell'Eurogruppo Gisselbaum aveva invitato il nostro paese a mantenere gli impegni sui conti, anche lui, mentre dalla riunione dei ministri delle finanze si dava il via libera per 8,3 miliardi di euro da versare in tre tranche che consentiranno alla Grecia di evitare il default a maggio. Il tesoro ellenico ha anche annunciato una nuova emissione di bond a 3-5 anni fino a 5 miliardi di euro. E ad Atene era presente anche il presidente della BCE Mario Draghi, che aveva invitato l'Eurozona a non vanificare gli sforzi fatti fin qui sul risanamento fiscale. L'Eurogruppo si sta svolgendo qui ad Atene, in un paese che ha sofferto molto e che solo ora sta iniziando ad intravedere i primi benefici dei programmi che sono stati messi in atto e ha raggiunto progressi importanti. Il fatto che questa nazione abbia iniziato a risollevarsi insieme alla fine della presidenza greca, tutti questi fattori insieme fanno sì che questo periodo rappresenti una svolta per questo paese e merita attenzione. A questo punto abbiamo solo due osservazioni da fare. Molte riforme strutturali sono state messe in atto, ma ancora molto resta da fare. Dunque, la cosa più importante in questo momento è implementare tutte le riforme strutturali che sono state stabilite. Il secondo punto riguarda l'aggiustamento fiscale, un fattore che è stato fondamentale in questo paese. La cosa più importante da fare a questo punto è non gettare via, non vanificare i progressi fatti finora, che per essere realizzati sono costati molti sacrifici. Alfieri, questo era un Draghi più fiscale. Il Draghi monetario di giovedì, quando si riunisce la Banca Centrale Europea, sarà accomodante, sarà invece ancora, chiuderà ancora la porta a qualche azione in ambito monetario? Cosa si aspetta? No, noi onestamente non ci aspettiamo che ci siano ulteriori step, almeno nel breve termine, anche se devo dire i segnali che arrivano continuativamente dall'Europa per quanto riguarda il profilo dell'inflazione, uno dei punti di riferimento comunque a cui ovviamente le autorità monetarie in Europa fanno sempre riferimento, sembrano tendere in pari paesi al peggio, cioè a un ulteriore quadro deflazionistico. Peraltro noi pensiamo che ci dovranno essere ulteriori segnali nei prossimi mesi per convincere eventualmente la BCE a intraprendere qualche strada che sia ovviamente di
rallentamento favorevole per una spinta verso una crescita che rimane comunque abbastanza asfittica in Europa, almeno anche in termini previsionali. Weidmann, nonostante le aperture di queste ultime settimane, ha comunque fatto intendere che non vede segnali deflattivi veri e propri, visto che il livello dei prezzi è influenzato dalla diminuzione di quelli dell'energia. Vizzini, chiedo anche a lei una preview, un'analisi, un'attesa per la giornata di giovedì, tenendo conto dei dati dell'inflazione che sono usciti ieri. Sono sufficienti per far cambiare idea la Germania anche in un breve termine? Ma anch'io temevo che, diciamo, le condizioni proto-deflazionistiche in cui ci stiamo addentrando in Europa non fossero ancora tali da indurre un'azione. In realtà i dati di ieri mi sembrano molto preoccupanti, soprattutto nella periferia, dove vedo che la Spagna di fatto è entrata in deflazione outright, quindi siamo in una situazione che merita un intervento particolare. Può darsi che sia anche il pretesto per fare qualcosa e in qualche modo mobilizzare il mercato dei crediti in sofferenza delle banche, magari agevolando le cartolarizzazioni o agevolando in qualche secondo modo. Secondo lei potrebbe agire su questo versante? Quindi potrebbe essere qualcosa che agisce in questa direzione. Tra l'altro, con deflazione o comunque disinflazione cambiano anche le prospettive per i risparmiatori e per il debito. Sentiamo come, lo abbiamo chiesto al capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice. La deflazione è uno dei grandi rischi di quest'anno per l'economia europea e per quella italiana in modo particolare, perché ha degli effetti molto misti. Per i risparmiatori è positivo, perché fa salire i tassi reali sul debito pubblico, ma proprio per il debito pubblico è negativo. Con un tasso al 3%, quando l'inflazione era al 2%, avevamo un tasso reale dell'1%. Con un'inflazione allo 0,4%, lo stesso tasso di interesse diventa del 2,6%. Quindi l'insieme della sostenibilità del debito viene in qualche modo minacciata, viene resa più complessa rispetto a prima. Magnani, come cambia la vita per risparmiatori, debitori e creditori con un livello dei prezzi così basso? Beh, diceva molto bene De Felice, cioè sia l'inflazione da una parte che la deflazione dall'altra creano dei fenomeni di riallocazione sostanzialmente dei redditi, spesso non eque. L'inflazione, semplificando sommariamente, va a vantaggio, a favore dei debitori, privati o pubblici, mentre la deflazione va a favore dei creditori. Essendo noi, come diceva Felice, a livello di paese, indebitati pesantemente, perché abbiamo un debito pubblico che, lo ricordo, è pari al 133% del prodotto interno lordo, è evidente che saremmo fortemente penalizzati, cioè i tassi di interesse passivi reali che andremo a pagare aumenterebbero. Non potremmo sostenere una situazione di questo genere e quindi questi sintomi di spirale deflattiva, che sembrano ricordare quanto è successo in Giappone negli ultimi 15 anni, sono estremamente pericolosi per tutta l'Europa, in particolare per l'Italia. Il grosso problema che abbiamo è questo, ed è anche un euro troppo forte. I livelli di cambio di 1,40 euro-dollaro sono assolutamente insostenibili per le aziende italiane ed europee che esportano nell'area dollaro, e entrambi questi problemi sono strettamente legati a un problema di fondo, un po' un peccato originale, che è il fatto che la BCE, la Banca Centrale Europea, non è uno strumento, diciamo, di politica monetaria, ma con le mani legate, al contrario della Federal Reserve negli Stati Uniti, che come sappiamo può agire e fare una politica monetaria e politica economica a tutto tondo. La BCE per statuto deve semplicemente occuparsi del controllo dell'inflazione, ma mi sembra che il controllo dell'inflazione sia sicuramente stato ottenuto, anzi forse eccessivo, tanto che ieri o l'altro ieri anche il chairman della Bundesbank, che è sempre stato estremamente prudente e conservatore su questi temi, ha aperto indirettamente a possibili acquisti da parte della BCE. Vai. Di titoli di Stato, che è un modo sostanzialmente per immettere liquidità nel mercato in maniera indiretta, quello che Draghi ha cercato di fare nel momento in cui è arrivato a Francoforte. Quindi finalmente c'è qualche apertura, speriamo che non sia troppo tardi. A livello invece, per rispondere alla sua domanda, di risparmiatori privati, è chiaro che ci possono essere dei vantaggi. Poi non dimentichiamo l'impatto negativo sulle imprese, perché le imprese che vedono in un'eventuale spirale deflattiva diminuiti i loro profitti e i loro ricavi,
ricavi, potrebbero poi prendere decisioni di ridimensionamento produttivo, eventualmente anche di licenziamenti, quindi questo può creare una spirale veramente negativa, che in un momento come questo di sostanzialmente non più recessione ma nemmeno ancora di ripresa, perché come dire, uno 0,5 previsto di crescita in Italia per il 2014, non si può parlare di ripresa, è estremamente pericoloso. Se posso aggiungere una battuta veloce su quanto si diceva prima, le due possibilità di Padoan, io spero che sia la seconda, cioè spero che manterremo i nostri impegni, perché se c'è una cosa di cui l'Italia ha bisogno è mantenere e ristabilire la credibilità, e riusciremo con le riforme strutturali eseguite rapidamente a ottenere la crescita. Ci mancherebbe che non andassimo a rispettare i nostri impegni europei, perderemmo ulteriormente la credibilità che abbiamo. Foyce, lei cosa si aspetta dalla BCE? E soprattutto si parla molto di reflazione in questi ultimi giorni, che cos'è e come si può ottenere eventualmente? Dalla BCE al momento non ci aspettiamo nulla. Ci è sembrato di capire che dalle ultime mosse, insomma, la BCE non abbia intenzione di tagliare i tassi di interesse a breve. Ciò detto, crediamo che la prima linea di difesa, qualora l'inflazione dovesse continuare a sorprendere sul downside, sia quella di tagliare il tasso di interesse, il refi ed eventualmente anche il depo, e poi partire su tutta una serie di altre misure. Se per reflation si intende l'inflazione importata, allora direi che al momento non è quello un problema che vorremmo avere invece in Europa, perché purtroppo l'euro, come aggiungeva il nostro collega, è molto forte, questo scherma i prezzi importati che già di per sé sono deboli. A proposito di prospettive internazionali, Gazprom oggi ha rialzato di oltre un terzo il prezzo del gas fornito all'Ucraina. Come ha rivelato l'amministratore delegato Alexei Miller, dovrà pagare infatti $385 per ogni 1000 metri cubi di gas contro i 285 pagati finora, mentre si allenta un poco la tensione al confine con la Russia, che starebbe progressivamente ritirando le proprie truppe. E ancora dati contrastanti dall'economia cinese. Il dato governativo del PMI manifatturiero di marzo segna 50,3 punti, superiore al precedente. Il dato però elaborato da HSBC invece è stato rivisto a ribasso a 48, cioè un dato coerente con un passo di contrazione dell'attività. Tutto questo Alfieri per cercare anche un po' di segnalare quali sono i motivi di incertezza per i prossimi tre mesi. Il primo trimestre, soprattutto in Italia, lo abbiamo detto, è stato da record. Quali sono però i suoi personali motivi di volatilità e incertezza? Aggiungiamoci anche l'attività della Federal Reserve. Insomma, ieri la Yellen è sembrata tornare un po' più su posizioni di colomba, ma rimane anche questo un elemento di incertezza o no? Ma, diciamo, gli elementi di incertezza che sono eventualmente sul tappeto sono stati in parte già evidenziati dai colleghi. Il rischio deflazione sembra apparire un po' dovunque. Non ci dimentichiamo che ci sono anche delle spinte relativamente deflazionistiche anche nei paesi emergenti, e forse questo è uno dei dati più interessanti proprio delle ultime settimane. Se dovesse ovviamente proseguire questo trend, sicuramente c'è da porsi qualche domanda. Altro fattore ovviamente è l'eventuale ulteriore cavalcata soprattutto dei mercati azionari in modo ovviamente indiscriminato. Molti indici sono ai massimi storici e quindi evidentemente anche questo porta gli indicatori principali di riferimento oltre le medie storiche. E terzo fattore potrebbe essere qualche sorpresa negativa, ma noi non ce l'aspettiamo ad esempio dalla Cina o da qualche altro grande paese di riferimento sui mercati emergenti. Vizzini, come guadagnare e dove guadagnare nel secondo trimestre stando attento a tutte queste dinamiche macroeconomiche? Ma sicuramente la prima cosa da osservare è l'andamento dei tassi di interesse. L'andamento dei tassi di interesse così schiacciati offre sicuramente qualche riflessione sul mercato obbligazionario, che almeno nei paesi core, e tra questi ormai pare rientrare anche l'Italia, vista la considerazione che sta avendo da parte degli investitori, effettivamente il valore residuo è estremamente povero. Tornano di interesse gli investimenti sui mercati emergenti, anche con tutti i caveat che sono stati detti prima. Effettivamente sono le uniche aree che in termini sia di valutazione azionaria, secondo le metriche tradizionali, sono ritornati a valori sostanzialmente assimilabili a quelli della crisi. Sui mercati obbligazionari in valuta locale, i mercati emergenti esprimono rendimenti molto elevati, quindi questa potrebbe
essere un'area di interesse che progressivamente si può eventualmente considerare. E poi c'è l'Europa che naturalmente vive in uno sentiero molto stretto necessario tra deflazione e riforme, e quindi naturalmente qui ci sono ancora delle realtà aziendali e di mercato sottovalutate, e queste naturalmente sono oggetto del nostro interesse di investitori, anche se con una certa cautela. Mi rispondete in un flash: ritenete possibile, probabile un sell in May and go away? Una correzione già nei primi mesi, nel secondo trimestre? Diciamo che stagionalmente questa è un'occorrenza abbastanza ripetuta, e quindi anche quest'anno qualche trigger eventuale, qualche innesco potrebbe provocare. Alfieri? Ma ripeto, se non ci sono degli elementi dirompenti, no, però è chiaro, è sempre dietro l'angolo il rischio. Io ringrazio per essere stato con noi Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Grazie anche a Fabio Fois, economista di Barclays. A tutte e due buon lavoro, ci ritroviamo ai prossimi appuntamenti. Noi adesso ci fermiamo per pochi istanti di pausa per riprendere con Fiat tornata ai livelli del 2007. A tra poco. Ben ritrovati, seconda parte di Report. Ripartiamo dal settore auto, perché escono le immatricolazioni per il mese di marzo in Italia, che fanno segnare ancora un dato positivo, più 4,96% rispetto all'anno scorso, con Fiat Chrysler che registra volumi in rialzo del 2,8%, quindi meno della media, significa dunque una fetta di mercato che si restringe poco sopra il 28%. Siamo in collegamento con Gianprimo Quagliano del Centro Studi Promotor, ben trovato, buonasera. Buonasera. Allora, le chiedo un primo commento su questi dati che sono usciti pochi istanti fa per quanto riguarda Fiat. Leghiamolo però anche al dato del più 13% di Chrysler a marzo negli Stati Uniti, il miglior marzo dal 2007, 48esimo mese consecutivo di crescita. Beh, complessivamente Fiat Chrysler Automobile, che era il nuovo gruppo, guadagna, ma mi pare che in Italia continui la tendenza negativa iniziata qualche tempo fa, diverso tempo fa, quando Fiat ha deciso di privilegiare rispetto al lancio di altri modelli, di nuovi modelli, la redditività aziendale. E questo ha naturalmente penalizzato un po' le vendite sul mercato italiano e anche su quello europeo. Il calo però di questo mese, per la verità, c'è una crescita del 2,80, mentre il mercato complessivo cresce del 4,96, quindi c'è una crescita un po' meno importante di quella del mercato complessivo, però in quota di mercato c'è una riduzione. Quindi fa bene Marchionne a parlare di mercato ancora asfittico per tutto il 2014? Beh, che sia asfittico non c'è nessun dubbio, perché il mercato è in ripresa, però è in ripresa su livelli estremamente bassi, quelli del 2013, ma rispetto ai livelli antecrisi siamo un 47% sotto, quindi è certamente asfittico, però è in ripresa. Questa ripresa attende però il conforto della ripresa anche dell'economia, altrimenti è destinata a esaurirsi in tempi molto brevi. Senta, a proposito di Fiat, mi intervengo un attimo, perché Fiat è tornata in borsa sui livelli del 2007, ai mercati sono ulteriormente piaciute le parole di Marchionne ieri, che ha parlato di tante cose. Secondo lei che cosa è piaciuto di più? Dalla conferma dei target per il 2014, il no all'aumento di capitale per finanziare il piano, oppure i target di vendita, lo sbarco a Wall Street entro la fine dell'anno, oppure sul fronte del lavoro che non ci saranno esuberi, ha assicurato Marchionne. Sì, certo, ci sono stati una serie di messaggi positivi. Secondo me il più importante è quello che riguarda il mercato italiano, in cui non ci sono esuberi e c'è la possibilità di avere un incremento di occupazione con i nuovi investimenti che verranno annunciati il 6 maggio, ma un altro dato molto importante è che Fiat conta nel 2018 di arrivare a 6 milioni di autovetture vendute nel mondo, che la collocherebbe in una posizione importante nella graduatoria dei maggiori gruppi automobilistici mondiali. Anche perché... Questi due mi pare... Prego, no, finisca pure. No, prego. Anche perché dall'altra parte dell'oceano alcuni competitors, General Motors, sono in difficoltà.
Si scusa con le vittime degli incidenti collegati alle auto difettose del gruppo l'amministratore delegato di GM Mary Barra, che testimonierà tra poco al congresso. I richiami non tempestivi di 2.600.000 vetture difettose avrebbero infatti provocato la morte di almeno 13 persone, con il congresso che ha avviato un'indagine per chiarire come mai la società abbia impiegato tanto tempo a richiamare le vetture quando i primi problemi erano stati riscontrati nel 2011. Ci aiuta a capire quali hanno la portata di quanto sta avvenendo in America in questi mesi per General Motors? Beh, direi che è un fatto molto, molto, molto importante, molto grave, perché non tanto perché ci siano verificati dei difetti, perché questi rientrano un po' nella, diciamo, nella routine del mercato della produzione industriale, però il problema è che pare che questi difetti non siano stati segnalati tempestivamente, cioè non siano state richiamate tempestivamente le vetture che avevano questi difetti. E il difetto consisteva anche nel blocco del blocchetto di accensione, che si spegneva e di conseguenza si poteva avere anche un incidente e non aprirsi l'airbag. Questa è la causa delle morte delle 13 persone. E di conseguenza oggi il gruppo si trova in gravi difficoltà, anche perché per un caso analogo negli Stati Uniti Toyota ha avuto anni fa una multa di $1.2 miliardi. Quindi anche risvolti finanziari. Vedremo allora quello che dirà Mary Barra. Grazie intanto a Gianprimo Quagliano, Centro Studi Promotor, per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. Vizzini, lei consiglia Fiat o consiglia il comparto auto adesso? Sicuramente il breve, dove il titolo ha fatto un movimento di rialzo molto importante, soprattutto nelle ultime sedute, quindi questo può indurre una qualche cautela. Però sui fondamentali ricordo che Fiat continua a essere un titolo relativamente a buon mercato, è un titolo che ha almeno temporaneamente accantonato il rischio di un aumento di capitale, che era temuto fino a qualche mese fa dagli investitori. È un titolo di cui si parla molto, perché c'è tutta questa operazione anche di reshuffling operativo, fiscale ed organizzativo, che sicuramente la mette sotto i riflettori. In America va molto bene, anche sulla scorta delle difficoltà dei concorrenti, perché in America se ne sta parlando molto di questo problema e sulle prime pagine dei giornali sicuramente Chrysler ne beneficia. Ricordiamo che Chrysler cresce del 13%, ma ci sono alcuni marchi di Chrysler tipo Jeep che da un anno con l'altro sono aumentati del 50% come fatturato, quindi è molto importante quello che sta facendo Chrysler oggi come rilancio. E infine direi che ci sono anche in pipeline altre novità che possono arrivare, accordi in Cina piuttosto che il rilancio di Alfa Romeo con finalmente qualche nuovo modello che potrebbe effettivamente riportare l'interesse anche in Europa. Quindi sì, la risposta è Fiat è un titolo che guardiamo con interesse. Magnani, nel suo ultimo libro 7 anni di vacche sobri, edito da Udet, lei si sofferma anche sulla capacità delle società italiane di attirare investimenti esteri, oppure di andare all'estero, oppure di come fare scappare questi stessi capitali. Insomma, Fiat c'entra un po' in tutto questo, alla luce anche dell'assemblea, ultima assemblea che si è tenuta a Torino nella giornata di ieri. Lei che cosa ne pensa? Ma certo, io intanto considero Fiat un caso di straordinario successo, se posso dirlo, perché fino a qualche anno fa tutti eravamo qui a parlare di come Fiat sarebbe scomparsa se non avesse un futuro. Oggi Fiat ha un futuro, parla di 6 milioni di autovetture in pochi anni e ha fatto un turnaround straordinario di Chrysler. E noi sui giornali leggiamo grandi timori perché arrivano gli investimenti stranieri sulle imprese italiane, che invece di per sé è una cosa positiva. Vivendo negli Stati Uniti non sento gli americani lamentarsi del fatto che un'azienda italiana o comunque principalmente italiana come Fiat abbia letteralmente salvato Chrysler e salvato decine di migliaia di posti di lavoro. Ne sono ben felici, come sottolineava lei, altri concorrenti americani come General Motors hanno invece grosse difficoltà. Anzi, il presidente Obama, come sapete, per 2 o 3 volte ha fatto delle passeggiate preelettorali nelle fabbriche insieme a Sergio Marchionne, che sfoggiava il suo solito maglioncino. Questo per dire che il capitale straniero che entra e mantiene posti di lavoro, li crea, è il benvenuto. Nella mia ricerca ad Harvard, nel mio libro, parlo molto delle cose da fare o da non fare, diciamo, per non far scappare le imprese e per attrarre investimenti stranieri. Quali sono le colpe principali delle aziende italiane e del sistema Italia?
Ecco, il sistema le ha fatte tutte per non attrarre gli investimenti stranieri, nel senso che a partire dall'elevatissima imposizione fiscale fino a quelle che io chiamo le barriere amministrative, che vanno dalla burocrazia alle lungaggini, ai problemi della giustizia civile, abbiamo, diciamo, una sorta di manuale di cose da non fare per attrarre gli investimenti stranieri o per trattenere quelli italiani. Quando si parla di grandi riforme strutturali per tornare alla crescita, certamente il mercato del lavoro, ma sicuramente anche la giustizia civile, la giustizia commerciale, la giustizia civile non penale, e certamente la burocrazia e rendere più facile fare business. Un imprenditore straniero che pensasse di fare un investimento in Italia si scontra oggi con una serie di difficoltà assolutamente insormontabili, che sono paragonabili solo a quelle che uno trova andare in paesi ad esempio come l'India, che però d'altro canto offre dei tassi di crescita ben più elevati dell'Italia. Quindi non si può crescere allo 0,1, allo 0,5, allo 0,6 all'anno e avere tutte queste problematicità di burocrazia, barriere amministrative, imposizione fiscale, mercato del lavoro rigido, eccetera eccetera. O si cresce a tassi elevati, allora ci si può permettere qualche rigidità, oppure se non si cresce a tassi elevati bisogna smantellare questi meccanismi che sono un pochino passati. Chiarissimo. Grazie per essere stato con noi, Marco Magnani, economista all'Harvard Kennedy School of Government. Alle prossime occasioni. Noi adesso ci riconcentriamo sulle banche, a partire da Monte dei Paschi di Siena. Ancora acquisti per il titolo, che torna sui livelli del gennaio 2013. La PIL speculativo rimane immutato, mentre da Torino il neopresidente della Compagnia di San Paolo, Luca Remmert, ha rivelato che alla fondazione torinese era stato chiesto di entrare nel capitale del Monte dei Paschi. Abbiamo valutato serenamente la cosa, ha detto, alla fine abbiamo detto di no. A seguire la presentazione delle linee guida della Compagnia di San Paolo c'era la collega di MF Dow Jones, Laura Bonadies. Ben trovata, Laura. Partirei da qui, dalle parole di Remmert, sì, insomma, che ha dato qualche elemento in più, no, su un possibile ingresso nel capitale di Siena, che poi è sfumato. Assolutamente. Richiesta risale a comunque qualche mese fa, appunto il presidente Remmert ha sottolineato il fatto di aver detto questo no grazie per entrare nel capitale sociale di MPS, proprio perché nonostante tutti gli analisti finanziari puntino ad una diversificazione di portafoglio, Compagnia San Paolo continua comunque ad avere a valutare con attenzione e anche con cautela eventuali investimenti, sempre però in un'ottica di mercato. Infatti lo stesso Remmert ha proprio detto che il patrimonio di fondazione deve essere il più diversificato possibile, però questo, riferendosi all'eventuale partecipazione in MPS, non è un must a tutti i costi. In realtà la presentazione delle linee guida della Compagnia San Paolo è stata anche l'occasione per il presidente dell'ente di promuovere a pieni voti anche la strategia messa in atto a Carlo Messina, dal consigliere delegato di Intesa San Paolo, di cui ricordiamo appunto che lei è il primo sotto, quindi promozione a pieni voti su tutta la linea, su tutti i fronti, a cominciare dalla politica dei dividendi che Intesa San Paolo ha erogato l'anno scorso, che ha consentito alla compagnia di fare quindi le attività sul territorio. E, promozione e plauso anche per quanto riguarda il piano industriale presentato sempre dalla Cadefas. In particolare Remmert ha proprio detto di essere molto contento del fatto che il piano presentato la settimana scorsa si concentri su una banca del territorio a scapito della banca di sistema, e quindi sposa in pieno la linea tracciata dallo stesso Messina. Grazie a Laura Bonadies, MF Dow Jones, per essere stata con noi. Buon rientro, Laura. Grazie mille, buonasera. Seconda giornata di aumento di capitale invece per il Banco Popolare, che dopo i rally di ieri da 15 punti percentuali oggi ha ripiegato dell'1,6%, mentre potrebbe arrivare prima dell'estate la quotazione di Fineco, la banca online interamente posseduta da Unicredit, che potrebbe collocarne il 30-40% del capitale. L'amministratore delegato di Unicredit, Ghizzoni, aveva detto di aspettarsi un impatto positivo di circa 30 punti base sul Core Tier 1 dalla cessione di una partecipazione di minoranza di Fineco e da una partnership per la divisione recupero crediti, per la quale le offerte non vincolanti dovrebbero essere presentate entro il 3 aprile. Vizzini, un flash conclusivo sulle banche italiane. Sono tutte ancora così convenienti? No, non sono tutte convenienti. Sicuramente però messo in sicurezza il debito italiano, via via
qualcuno si sta accorgendo che i prezzi a cui trattano ancora sono effettivamente attrattivi. Nel caso del Monte dei Paschi di cui si è parlato prima, ovviamente la situazione è un po' diversa perché l'interesse è più che altro speculativo dopo l'uscita quasi integrale da parte della fondazione, ma ancora manchiamo di un piano industriale, di un'approvazione dell'aumento di capitale, manchiamo insomma di punti fermi attorno ai quali fare un caso di investimento vero e proprio. Nel caso di altre banche come Intesa e Unicredito, che hanno già ripulito abbondantemente i bilanci, viaggiano su livelli di Tier 1 già aggiustati per Basilea 3 molto solide, qui ovviamente i casi di investimento sono più strutturati e quindi crediamo che possano rappresentare degli investimenti più di lungo periodo. Certo, molta carta di titoli finanziari sta arrivando sul mercato, sia con gli aumenti di capitale sia anche con queste quotazioni, ricordiamo Fineco. Potrebbe essere un caso, Anima è un altro, insomma abbiamo molto molto fieno in cascina. Prima di chiudere vi facciamo ascoltare le parole dell'amministratore delegato di RCS Pietro Scottiovone su un tema di polemica delle ultime settimane, degli ultimi giorni, cioè sulla decisione poi rinviata di aumentare i bonus per i manager. Ha detto Scottiovone che il management ha deciso che non fosse il caso di procedere con il piano di incentivazione, seppure giusto e utile. Lo ha detto a margine della presentazione del nuovo incubatore digitale RCS Next. Il contesto del paese aiuti a capire che ci sono certi temi che vengono rappresentati con maggior sensibilità da parte del top management di questa azienda, avendo capito che c'era un'estrema sensibilità su questo tema. Una cosa che era già stata approvata, come le ricordava, la prima cosa che ha fatto è dire: non mi sembra il caso oggi di procedere con un piano, seppur giusto, seppur utile, seppur in realtà anche fondamentale per aiutare una squadra a lavorare in maniera più coesa. Peraltro sistemi di incentivazione che riguardava il 2016, 17, 18, quindi parliamo. Però il vero tema è: se bisogna dare un segnale di serietà e di ascolto, noi abbiamo pensato che quella fosse la migliore occasione per dimostrare che siamo attentissimi e che come management naturalmente siamo disponibili a sacrificarci come tutti, del resto. Ma non c'era niente di scandaloso, insomma. Ma non c'è mai nulla di scandaloso in RCS, le assicuro. Grazie a Emanuele Vizzini, investitore SGR, per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. Spazio adesso ai vostri soldi con Carla Signorile. Arrivederci.